un periodo clou, perché quando parliamo di stelle, ovviamente siamo nel periodo dell'anno in cui ovviamente c'è anche più interesse. Parliamo di stelle, ma anche di fotografia, perché ci sono degli appuntamenti interessanti per gli appassionati nei prossimi giorni. Dunque, a Cassia Fibocchi l'11 prossimo si farà una proiezione di foto astronomiche mie, diciamo, no? Con il commento, con la spiegazione di come sono state fatte, insomma, chi vuole sapere gli verrà spiegato. La piazza è Piazza della Chiesa. La sera dopo, il 12, verrà fatta una camminata verso la chiesa di San Quirico, mi pare che si chiama, dove io sarò già lì con i telescopi per l'osservazione delle stelle, pianeti, galassie, eccetera, tutto quello che è nel momento. E anche lì chi vorrà fare delle domande avrà le mie risposte. So che ci sono anche delle fotografie rare, no? Sull'analemma solare. Sì, l'analemma solare è una fotografia, è la testimonianza delle posizioni che il Sole assume nell'arco di un anno in cielo. Io sono il primo in Italia a averla fatta dal 2002 al 2003, occorre un anno intero per fare questa foto. Va fatta sempre alla stessa ora, sempre con la stessa inquadratura, sempre sullo stesso fotogramma per un anno. Uno scatto ogni 10 giorni circa. Sempre che il sole si veda, perché se è nuvolo o piove, bisogna tentare il giorno dopo e via si veda. All'ultimo, al termine, nel fotogramma, che deve essere sempre il solito, viene fuori un 8 con un occhiello più piccino di sopra e un occhiello più grande di sotto. Questa è la ragione di queste, formato da questi pallini, diciamo, questi dischetti del sole, no? La ragione sono due. Uno è l'inclinazione dell'asse terrestre di 23 gradi e mezzo. Un po' scarsi, ma insomma. E un'altra è l'orbita della Terra intorno al Sole, non è un'orbita vera, ma è un'ellisse come si sa tutti. E questo fa sì che il Sole, quando culmina la massima altezza, non è mezzogiorno vero, ma soltanto 4 volte l'anno è mezzogiorno vero. Tutti gli altri giorni ha o ritardi o anticipi. E questo fa sì che l'occhiello dell'otto che avviene sulla fotografia è più grande di sotto, che appartiene a quel periodo. L'occhiello di sopra invece, che è intorno al solstizio d'estate, nel giugno, diciamo, fino ora ai primi di agosto, il sole quando culmina alla massima altezza, ha un massimo di 6 minuti di ritardo o anticipi. Quando io feci questa foto, naturalmente fu pubblicata da 4 riviste, eccetera, eccetera.